Salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Le creazioni di Riri. Oggi voglio farvi vedere il mio update di Fimo e Resina. Ho veramente tante cose. Ve l'ho fatto vedere anche nel video dove vi faccio vedere la mia postazione. Rovescio tutto così diamo un'idea. Ok, perfetto. Partiamo subito perché ho veramente tante cose. Ho fatto questo pandino e l'ho fatto diventare un phone strap. Vedete? Con tutta questa parte sverlucciosa. Sempre a phone strap ho fatto questo, che è questa scatola, questo pacchetto regalo. Questa, oh, la vedete? Poi ho fatto sempre a phone strap questo con il fiocco di neve, con questo cuoricino. Questa conchiglia che non si vede molto, all'interno c'è una vera e propria conchiglia. Voglio lucidarla, così che da renderla ancora più bella. Poi ho fatto questo con questa ciambellina che ha anche il cuoricino. Questo pinguino è veramente troppo carino. Questo gelato. Questa che è una busta delle lettere, vedete? Poi ho questo che è sul trasparente con i sushi. Vedete, mi piace veramente tantissimo. Questo che è una farfallina. Poi togliamo, ok. Questo che è un cuoricino, lo vedete, a forma di proprio la cupola. Altri in resina abbiamo questo cagnolino. Questo cagnolino qua. Ops. E c'è scritto, ah, in inglese, "The police dead, I'm very small". Poi c'è questo cagnolino che è stupendo, con questo colore dietro che lo rende veramente bello. Poi c'è ancora questo che sembra un altro fiocco. Questa faccina che mi piace tantissimo. Questo è un frappè. Un pesce palla. Sto cercando di dividerli perché così magari riusciamo a capirci qualcosa. Questo con altro sushi, e l'ho fatto in, vedete, con tutta questa parte zigrinata. Questo che secondo me è stupendo. Gli ho messo all'interno un fiocco che è in fimo, infatti ho fatto una bollicina, però è veramente bellissimo secondo me. Poi, sempre a cupola ho fatto questo che è un pacchetto di un regalo, un altro fiocco, una ciambellina. Poi in resina ho fatto Biancaneve, eccola qui, vedete, e questo gattino. Poi se ho dimenticato qualcosa, appunto, ve lo faccio vedere dopo. Sì, infatti ho dimenticato già questo cuore. Questo è veramente semplice, però mi piace tantissimo. Poi in resina, ma l'ho fatto diventare una collana. Vedete, molto semplice, quelli quelle lunghe. Ho fatto questo. Vedete, con la punta tutta colorata. Questo che è semplice marrone. Proprio cioccolato. Poi ho fatto... Oh mamma, si sta incastrando tutto. Mannaggia. Aiuto! Ok, sempre a collana, questo tutto glitterato, è bellissimo, e questo bianco con la punta, tutta piena di perlescenze. E poi, invece in resina, ma con parte in fimo, ho fatto questo che è tutti questi sprinkles. Passiamo invece al fimo. Ho fatto questa che è una C a portachiavi. Ho fatto questo, se riesco a togliere tutto il resto, che è un portachiavi tipo di CSI, per intenderci. Vediamo se riesco a farvelo vedere tutto. Così. Vedete, con il coltello insanguinato e bruciato. Questa sarebbe l'orma della vittima. E questo con scritto crime scene.
Poi ho fatto una calamita a forma di pizza, vedete? Questa ve l'ho fatta vedere in un scopriamo, in un creiamo con il fimo. Poi un portachiavi semplice con questi sushi. Sempre in resina, ma ho fatto gli anellini. Questi a macaron. Ne ho fatti veramente tanti a macaron, ve li faccio vedere tutti insieme. Anche a forma di fiocco. No, questo è un po' di stelle. Un altro fiocco ma azzurro. Un macaron. Infimo sempre anelli i pan di stelle. Un altro fiocco, vedete? Oh, questo è andato al contrario. Ok. Ora devo toglierli tutti, aiuto. Poi ho fatto questa collana, l'ho fatta con tutte queste perline, mi piace davvero tanto. Ho rimesso a posto queste due. Ok. Ah, in resina ancora, questo gattino che dorme. Fatto con le perline un braccialetto, simile madreperla. Un paio di orecchini con il gelatino al cioccolato. Sempre in resina, dimentico un sacco di cose. C'è questo qui con il fiocchetto e questo qui con il cuoricino. Poi ho fatto phone strap, questo, come si chiama? Questo portachiavi con tutte le rose. Poi ho fatto un bel po' di questi, li ho fatti sia con la parte in bianco che gialla. Ho fatto questa collana, vedete? Tutte in perline con questo fiorellino. Un braccialetto doppio semplice però in perline. Aiuto, si è incastrato tutto, cioè guardate che pasticcio. Uff, aiuto. Una collana semplice con queste perle. Varie orecchini con le pizze. Vedete? Poi due ciambelline. Non riesco a farvi vedere perché si girano, aiuto. Ok. Altre pizzette, ho fatto questo orecchino a campanella con questa perla che è veramente carina. Ho fatto altri blu, bianchi, però sempre di questi fiorellini. Quindi non ve li faccio vedere tutti, altrimenti viene notte. Questo orecchino con la rosellina, vedete? Un braccialetto semplice con le perline. Un braccialetto, questo mi piace tantissimo con questa perla, tutta colorata. Altre orecchine in pizza. Un braccialetto doppio molto colorato. Ho provato a fare questo orecchino, ma non so se mi piace. Con questa lattina, con questa, scusate, fermaglio e tutti questi. Degli orecchini a rosellina molto piccoli. Aiuto! Questa cioccolatina. Ho fatto altri di questi. No, questi orecchini col pan di stelle. Ho girato i pan di stelle. Un orecchino con l'hamburger. E come ultime cose ho fatto le lettere, questa è una B, un'altra B, al contrario, scusate, un'altra B e una D. Vedete? E questo è tutto quello che io ho fatto. Con questi vi saluto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!